dopo un vertice di 6 ore nel seminario di Nostra Signora di Fatima nella capitale Managua, presente il cardinale Leopoldo Brenes, i vescovi del Nicaragua hanno deciso di continuare a mediare nel dialogo nazionale. La decisione non era scontata e arriva dopo che uomini incappucciati domenica nella città di Diriamba hanno violentemente aggredito lo stesso cardinale Brenes, l'ausiliare della diocesi di Managua, monsignor José Silvio Baez, ferito ad un braccio, e il nunzio apostolico, monsignor Valdemar Stanislaus Sommertag. I presuli della Nicaragua ancora una volta scelgono la via del dialogo e della mediazione perché, sostengono, è l'unica in grado di far superare le violenze e trovare una soluzione pacifica alla crisi sociopolitica che da aprile ad oggi ha fatto almeno 320 morti. La situazione è precipitata dopo che il presidente sandinista di ispirazione marxista Daniel Ortega ha rifiutato la proposta della stessa Chiesa di anticipare le elezioni al prossimo marzo. La società civile chiede le dimissioni del capo dello Stato che, oltre ad aver modificato la Costituzione per abolire il limite di 2 mandati, vuole tagliare le pensioni. Ortega non solo non si dimette, ma usa i suoi gruppi paramilitari per reprimere con violenza chiunque osa mettere in discussione il suo essere padrone del Guatemala da oltre 30 anni. Ora anche gli uomini della Chiesa, proprio quegli uomini a cui lui stesso ha chiesto di mediare con l'opposizione.